Amici di Moto.it, salve a tutti! Avete già visto la Triumph TE1 elettrica, la prima moto elettrica di Triumph nei suoi 120 anni di storia. Triumph compie 120 anni proprio adesso nel 2022. Se non l'avete vista, andate a vedere l'articolo su Moto.it, ma adesso vi dico 5 cose da sapere sulla TE1 elettrica di Triumph. Prima cosa da sapere, la TE1 è il risultato di 2 anni di studi e sperimentazioni di Triumph assieme ad una serie di aziende e istituzioni britanniche che hanno condotto appunto alla realizzazione di questo prototipo dimostrativo funzionante. E come se è funzionante, basta vederlo appunto nel video che sicuramente state vedendo anche adesso. Tra l'altro Triumph dichiara che la versione attuale della TE1 ha superato gli obiettivi che erano stati posti nella fase iniziale del progetto. Seconda cosa da sapere è che il design è ovviamente è inconfondibilmente Triumph. Si riconoscono il doppio gruppo ottico anteriore che siamo abituati a vedere sulle Speed Triple o sulle Street Triple, il telaio che ricorda nelle forme e anche nel suo andamento quello che siamo abituati a vedere da tanto tempo sulle sportive, sulle neghe sportive della casa di Hinckley, e tra l'altro c'è anche il forcellone monobraccio posteriormente. Da notare che però la trasmissione finale in questo caso è a cinghia di gomma. Da qualsiasi parte la si giri, la TE1 è inconfondibilmente una Naked Triumph. Terza cosa da sapere, i numeri della TE1. 177 cavalli e soltanto, è proprio il caso di dire, 220 kg a secco per quanto riguarda il peso. Il peso nelle motociclette elettriche, lo sapete sicuramente, è una cosa particolarmente delicata perché le batterie pesano e pesano tanto. Dimensionalmente la TE1 si avvicina alla Street Triple, ma per la sua accelerazione, dichiara Triumph, è più simile ad una Speed Triple 1200 RS, che vanta 180 cavalli tra l'altro e un peso di 198 kg. Le prestazioni sono notevoli, si passa da 0 a 100 in 3,7 secondi e da 0 a 160 km all'ora in 6,2 secondi. Ovviamente sono presenti il controllo di trazione e l'antisollevamento. La quarta cosa da sapere è l'autonomia. 160 sono i chilometri che è possibile percorrere, dichiara Triumph, con una carica completa della batteria, che si può ricaricare, si può riportare al suo 80% in soli 20 minuti. Quinta cosa da sapere, in ultimo, la TE1 non è destinata, così com'è, così come la vedete, alla produzione di serie. Per dirla con le parole di Nick Bloor, CEO, amministratore delegato di Triumph Motorcycles, è un prototipo dimostrativo che traccia la strada per lo sviluppo del futuro elettrico di Triumph. Da adesso inizia il periodo di collaudo e sviluppo che durerà 6 mesi e sarà orientato ad affinare le soluzioni già individuate e a ottimizzare le prestazioni della TE1. A questo punto fateci sapere cosa ne pensate, qua sotto ci sono i commenti, lascio la TE1 appunto a voi nei commenti qua sotto, ricordatevi anche di iscrivervi un po' più a destra, c'è il pulsantino per iscriversi al nostro canale YouTube. Ciao!